Ciao a tutti e buongiorno. Io mi sono svegliata da poco e se ho gli occhi lucidi è perché ho appena messo le lenti, non ho pianto, perché ogni tanto me lo scrivete, ma no, non succede. Oggi è il 17, venerdì 17, e sto per fare una cosa un po' rivoluzionaria. Stamattina devo andare a lavorare, però me la prendo comunque molto con calma perché mi sveglio appositamente presto per fare con calma la colazione, prepararmi con calma. Ho bisogno di tranquillità la mattina, anche perché a volte mi sveglio con un po' d'ansia, quindi preferisco svegliarmi presto e godermi tipo la mia tazzona di tè in santa pace. Ovviamente non sono l'unica a fare colazione, ma ci sono anche la Cibi e Charlie che mi tengono compagnia. Ma qua sembrano dei grassoni immensi, ma in realtà non lo sono, dai. La Cibi in realtà è un po' un tronchetto. Sì, parlo proprio di te. Siamo pronti. Andiamo. Adesso sono qua in negozio fino a pranzo. Non penso succederà nulla di entusiasmante, quindi probabilmente ci rivedremo più tardi. In questi giorni non passa tantissima gente, quindi ho un po' di tempo, tra virgolette, per me, a meno che non ci sia bisogno di spostare la roba, visto che adesso c'è il cambio di stagione. E sto leggendo Il corpo statuto di Banana Yoshimoto, che è una raccolta di racconti. Veramente molto bello, era tanto che non leggevo qualcosa di Banana Yoshimoto. Mi ha fatto molto piacere trovarla. Ci sono poi fra i primi racconti che ho letto già due che mi sono piaciuti tantissimo e adoro come scrive questa autrice. Ne approfitto per dirvi anche che è l'ultimo video in cui mi vedrete con questi capelli che da qua sembrano un po' lilla, un po' grigi, non si capisce, in realtà sono veramente molto grigi. A me sinceramente non piacciono così, quindi oggi andrò dal parrucchiere e cambierò colore. Il cambiamento mi terrorizza e mi spaventa tantissimo, ho paura anche di non vedermi coi capelli diversi da così, però vedremo. Ho sentito il bisogno di cambiare e oggi che è il 17, un numero che mi piace tantissimo e che ha segnato tante date importanti della mia vita, ho pensato che fosse il giorno perfetto, che fosse proprio destino che dovesse succedere oggi. Qua in negozio comunque passa un sacco di gente molto stramba. Noi vendiamo principalmente scarpe da ginnastica, casual, sportive. Ci sono alcuni modelli un po' più carini, però sono comunque scarpe da ginnastica. Ed è passata una signora chiedendomi delle scarpe eleganti per uscire. Ha visto bene o male le scarpe che avevamo e mi fa: "Ecco, io cerco un paio di scarpe tipo queste." E io, non sono proprio le prime scarpe che mi vengono in mente se penso a eleganti da uscire la sera, però ok. Andiamo alla scoperta del gatto magico, quello che c'ha l'occhio cieco. Ciao cieco. Gatto pazzo, altro che gatto magico. Gatto pazzo. Cosa mi fai? Che cosa vuoi? Che cosa vuoi? Nel frattempo sono arrivati due pacchettini, uno da AliExpress, uno da Tunoe, che è un ordine che ho fatto io approfittando del 25% di sconto, quindi apriamoli insieme. La cover penso di sapere qual è, anche perché è l'ultima cover che mi doveva arrivare. Ed è una di quelle poco appariscenti, ma veramente proprio sobrie sobrie. Adoro, era una vita che volevo prendere questa cover già quando avevo il telefono vecchio, solo che appunto è molto grande, ingombrante, non mi sono mai decisa. Che bella! Poi ha i baffi che sono sottilissimi, pensavo sarebbero stati super spessi, fastidiosi, invece che morbidi. Ho preso questo fumetto che mi incuriosiva già da tempo, spero si possa vedere abbastanza bene, è Rughe di Paco Roca. Dopo aver letto Special Exits mi sembrava giusto recuperare anche questo fumetto, visto che era appunto scontato. E è una storia che parla anche in questo caso di anzianità, malattia e in particolare Alzheimer. Faccio vedere qualche tavola, giusto così per curiosità, spero si veda abbastanza bene. L'altro è un saggio che non mi aspettavo fosse così immenso. Tra l'altro è l'edizione aggiornata e Madonna, è gigante, mi aspettavo un libricino, invece è tipo giga enorme.
mamma mia, storia dell'animazione giapponese, appunto, e sto cercando di recuperare quanto più possibile sull'animazione. Come sapete, sto leggendo un saggio anche su lo studio Ghibli. Ho recuperato anche Animerama, un altro saggio sempre sull'animazione giapponese. È una cosa che mi affascina, mi incuriosisce, quindi mi sembra giusto informarmi. Non vorrei sbagliare, ma la copertina dovrebbe averla disegnata LRNZ. Questa è la prima volta in assoluto che filmo con questa fotocamera e questo è il nuovo colore di capelli. Direi che c'è poco da dire, è molto naturale. Sopra è bene o male il mio colore naturale, leggermente scurito, e qui dove erano una volta grigi adesso sono castano più chiaro. Non so quanto si possa vedere, se si vede o meno dalla videocamera. Il parrucchiere mi ha detto che sono leggermente verdi, questo perché non erano solo grigi i miei capelli prima, ma anche leggermente blu per via del lilla che c'era prima, quindi quando poi ci ha passato sopra il castano più chiaro ha fatto questo effetto leggermente verde. Io sinceramente non lo vedo, comunque passerò poi martedì a rifare il colore in vista della laurea del mio amoroso, cosa non si fa per amore. La cosa interessante di tutto ciò è che non so se sta filmando o meno, perché non ho mai utilizzato questa fotocamera. Direi di provare a continuare a filmare con questa fotocamera, così mi dite anche voi come sentite l'audio, come vi pare l'immagine, come vi sembra, e io vedo se effettivamente è fattibile registrare anche con queste, come vengono i video, insomma, un po' di cose. Io sono alla mia seconda tazza di tè della giornata. Sono quasi le 6, ho fatto un po' tardi dal parrucchiere, ci sono stata veramente un sacco. Però mia mamma mi ha preso i pasticcini, quelli al cioccolato ovviamente sono i miei, perché io adoro i pasticcini al cioccolato, i bignè sono i miei preferiti. E intanto che ero dal parrucchiere sono arrivati due pacchi piego di libri, che sono dei libri che ho preso in scambio da Acciobooks. Ve li faccio vedere, ho solo aperto per facilitarmi. Allora, il primo è i Watson di Jane Austen. Questo qui è nell'edizione economica Newton Compton, quelle da 1,90. E sinceramente non ho ancora mai letto nulla di Jane Austen. Sicuramente voglio incominciare da Orgoglio e Pregiudizio, perché ho preso un'edizione illustrata, quella della Rizzoli, bellissima. L'altro libro invece la ragazza l'ha impacchettato, ha molto a che fare con i Watson, e ha scritto anche una piccola citazione. La letteratura, come tutta l'arte, è la confessione che la vita non basta, di Fernando Pessoa. Adesso apriamolo. Grazie per lo scambio e buona lettura. Che carina sta ragazza. Allora, il libro in questione è Ragione e Sentimento, sempre di Jane Austen. Questa edizione non so neanche di quanti anni fa sia la copertina. Non mi colpisce particolarmente, però ecco, voglio approcciarmi a questa autrice e perché non farlo con un libro usato, visto che non mi costa niente. E non lo so, non mi vedo con questi capelli, mi sembra di avere una parrucca, non sembrano i miei. Me li sono fatti fare leggermente mossi perché io non sono capace, quindi quando vado dal parrucchiere mi piace giustamente lasciarmi coccolare. E mentre ero lì ho notato tra l'altro che sono lunghissimi i miei capelli, li avevo tagliati 10 centimetri un mese fa. E sono praticamente alla stessa lunghezza di quando li avevo tagliati, cioè è impressionante veramente. E boh, voi cosa ne pensate dei capelli? Faccio molta fatica a vedermi, mamma mia, mi sento molto molto strana. Siccome oggi pomeriggio sono da sola qua a casa, pensavo di fare una live su Instagram. Ultimamente sto facendo tantissime live su Instagram perché le trovo molto semplici, molto alla mano. Poi una volta terminata la diretta si cancella, quindi proprio senza alcun impegno quello che succede nella live rimane nella live. E ho visto che vi piace un sacco, quindi sono molto contenta perché chiacchieriamo sempre un po' di tutto e in particolare mi piace quando ci scambiamo consigli su manga e anime, visto che non se ne parla tanto in giro. Se non mi seguite su Instagram mi trovate come Cibis The Way, ma trovate comunque tutti i link anche qua sotto in descrizione. Però non penso che farò una live perché non voglio svelare subito
il mio colore così, cioè voglio tenere il mio pubblico un po' sulle spine. In realtà ho detto soltanto alla mia amica Sara che sarei tornata del mio colore, agli altri ho detto non lo so, adesso vedo che cosa fare, però chi mi conosce sa che ho ripetuto mille, mille, mille volte che se mai dovessi cambiare colore oltre al lilla sarebbe il mio colore naturale. Spero di piacervi anche così, anche se sembro molto strana, o almeno io mi vedo strana. Piccolo aggiornamento prima che vada via del tutto alla luce. Oltre al libro di Banana Yoshimoto sto leggendo anche questo fumetto che mi ha inviato Bao. È una loro ultima uscita, è il primo volume di The Wicked and the Divine, o Plus the Divine, ancora devo capire come si legge questo titolo. Non so se mi sta piacendo o meno, non lo so. Vi leggo la breve descrizione che c'è dietro. Ogni 90 anni 12 dei si incarnano in altrettanti ragazzi. Vengono amati, vengono odiati. Nel giro di 2 anni sono tutti morti. Sta succedendo ora, sta succedendo di nuovo. Quando ho letto il retro di questo fumetto sono rimasta colpita dalla piccola cheat di Gerard Way, il cantante dei My Chemical Romance, che è uno dei miei gruppi preferiti. Che scrive: niente mi fa sentire come questa serie, è macabramente glamour. E quindi avevo abbastanza alte aspettative e sono un tantino delusa. Devo ancora capire se mi piace o meno. Faccio vedere qualche tavola. Eh sì, è abbastanza macabro, abbastanza tra virgolette violento, ma neanche più di tanto, cioè un po' sì. Sono pessima a raccontare le cose, ma queste sono le mie prime impressioni. I disegni sono belli, anche se non vado pazza per i supereroi, ricorda molto quel mondo lì, però la storia sembra abbastanza interessante, anche se non è successo chissà che, vedremo. Prima di cenare mi dedico un po' allo studio. Dovete sapere che in questo momento sto studiando tante cose diverse, un po' per lavoro. Lavoro, sperando che diventi un lavoro e un po' per interesse mio personale, e in questo caso sto studiando ungherese, in particolare la grammatica. Questo libro me l'ha mandato mia nonna da Budapest, è un libro inglese-ungherese, è molto semplice, adesso stiamo facendo, cioè sto studiando proprio le basi, tipo come si declinano i verbi, che suffissi si utilizzano. L'ungherese è una lingua molto ricca di suffissi, quindi sono stati presentati dei suffissi quando si parla ad esempio delle nazioni, quando si fa riferimento a una persona che viene da una nazione. Per fortuna adesso me la sto cavando molto bene, perché la maggior parte delle cose le conoscevo già, sapevo già le regole senza sapere che fossero delle vere regole, perché questi suffissi cambiano molto in base al tipo di vocale che è presente nella parola. Se noi in Italia abbiamo 5 vocali, in Ungheria ce ne sono 12, quindi è abbastanza complicata la faccenda. Molti infatti definiscono l'ungherese come la lingua che si parla in paradiso, perché ci vuole una vita per impararla. Personalmente non mi sembra così tanto difficile, però io sono cresciuta con l'ungherese. Per chi non lo sapesse, mia mamma è ungherese, i miei nonni sono ungheresi, ho sempre parlato ungherese fin da bambina, ma non l'ho mai studiato, quindi molte volte capita che io faccia degli errori nel parlare, cioè li faccio anche in italiano, figuriamoci in una lingua che parlo veramente di rado, la parlo solo quando vado in Ungheria o quelle poche volte che ci sentiamo per telefono con i miei nonni. Quindi, siccome è una cosa che comunque mi appartiene, fa parte della mia famiglia, della mia cultura, ho deciso di investire del mio tempo e mettermi a studiare seriamente ungherese. Per darvi leggermente l'idea, questo è il modo in cui si coniugano i verbi, o almeno il verbo essere, ovvero vogliok, von, vogliunk, voltok, vonnok. La mia giornata termina qua assieme alla Civi, che ha deciso proprio di lavarsi in questo istante perché, ehi, c'è gente che vuole conoscerti, il canale si chiama così grazie a te e tu ringrazi pulendoti il di dietro? Vabbè, spero che questo video vi sia piaciuto, grazie per avermi accompagnato durante la giornata in questa piccola avventura. So che può sembrare una cosa abbastanza sciocca, però per me è stato molto importante, quindi mi faceva piacere accompagnarvi. Io vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao!